Allora, Massimo, la mia prima domanda è: che cos'è WeMan e come è nato il progetto? Sì, WeMan nasce qualche anno fa da una idea mia e del mio attuale socio, che si chiama Michele, e dall'esigenza di risolvere un po' il problema dell'accesso a Wi-Fi, soprattutto nei locali pubblici. Quindi in qualsiasi posto si vuole offrire un servizio Wi-Fi. La realtà è che noi siamo partiti 4-5 anni fa, con la creazione di un hotspot nel nostro paese. Noi abitiamo nel Gargano, in Puglia, una zona molto colpita dal problema del digital divide. Allora ci siamo attrezzati e abbiamo realizzato questo hotspot che forniva wifi a tutto il paese, soprattutto ai tanti turisti che ci venivano a trovare. Adesso, insomma, il progetto è andato bene, è cresciuto, ci piaceva e volevamo ingrandirlo, volevamo fare il primo hotspot in tutto il Gargano, quindi spot turistiche. Là ci siamo un po' fermati perché realizzare quel tipo di infrastruttura avrebbe richiesto un costo molto 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 grande, intorno al 1 milione di euro. Allora là ci siamo detti ci dobbiamo fermare e capire come rendere il progetto scalabile e quindi poterlo poi espandere in zone molto più ampie. Da là è nato WeMan, che WeMan significa We sta per wifi e man per uomo, quindi il concetto della persona sempre in connessione. Ci siamo Perfetto. detti, perfetto, ci siamo detti come fare a stravolgere un po' l'idea della connettività. Fortunatamente, insomma, è decaduto il decreto Pisano, che sai benissimo che impediva di creare zone wifi con semplicità, ed è stata una delle cause per cui non si è diffuso in Italia questo servizio. Fortunatamente dal 2011 non è più necessario attivare tutte quelle procedure che voleva dire chiedere un documento di identità ogni qualvolta si voleva far connettere qualcuno. Esattamente. Ha dato libero sfogo alla nostra fantasia. Ci siamo detti come risolvere il problema. La prima cosa che ci è venuta in mente è svincolarci da queste strutture molto grandi che avevamo realizzato qui a Mattinate, il nostro paese di origine, e che voleva dire installare delle antenne sui palazzi, farle comunicare e creare il wifi. Ci hanno detto dobbiamo rimpicciolire questa infrastruttura. Cosa abbiamo fatto? Vi faccio vedere. Abbiamo racchiuso tutto il sistema in questo piccolo router. Perfetto. Da qua parte WeMan. Allora, cosa succede? Chiunque abbia un locale pubblico, richiede il nostro router, riceve questa confezione nel suo locale. Ok. Ti faccio vedere un po' la procedura, così segue le istruzioni. Assolutamente. Segue queste istruzioni e semplicemente cosa fa poi tecnicamente? Registra il nostro router sul nostro indirizzo del sito web con le sue credenziali. A questo punto praticamente ha finito. Deve solo collegare il nostro router alla sua DSL e fare un hotspot Wi-Fi. Quindi qua abbiamo risolto il problema, per chi aveva un locale pubblico, di dover creare delle infrastrutture molto complicate per offrire un servizio. Questo perché è vero che non c'è più l'obbligo di chiedere il documento, ma comunque si è responsabili della propria linea. Quindi quando si offre il Wi-Fi, se per esempio ci dà la linea aperta senza nessuna password, c'è il problema che se accade qualcosa si è responsabile della propria linea. Perfetto. Certamente. Allora, cosa abbiamo fatto noi? Con questo piccolo router generiamo un hotspot. Il router crea una rete privata e una rete pubblica. La rete privata è protetta da chiave WPA2 e per uso lavorativo, quindi per il locale. Chiaro. La rete pubblica è per gli utenti. Fino a qua, diciamo, abbiamo risolto il problema delle infrastrutture molto costose e molto complicate per offrire Wi-Fi. Rimane un tema molto importante, era l'autenticazione. Oggi l'autenticazione per la maggior parte dei casi avviene con l'SMS, a volte anche con carta di credito. Vabbè. Ogni qualvolta si trova un nuovo hotspot, bisogna effettuare nuovamente la registrazione, quindi un nuovo SMS, nuove credenziali che cambiano volta per volta. Oppure immagina uno straniero che viene in Italia in vacanza, non avendo una SIM italiana, accede al servizio perché non può mandare l'SMS per ricevere credenziali. Infatti. L'ennesima barriera all'ingresso per chi voleva utilizzare il wifi. Allora ci siamo detti: qual è il nuovo? Cioè, cos'è che usano tutti oggi? Naturalmente i social network. E là, diciamo, è cambiato il progetto in questo senso.
L'utente appena arriva nel locale trova la linea, una rete wifi aperta che prende poi il nome del locale, quindi WiMANet Bar Centrale Milano, quindi ed è la prima pubblicità per il locale. Quando autenticato, invece di fare le solite registrazioni, si autentica con le credenziali dei social network, il più Facebook login, poi abbiamo Twitter, Foursquare e stiamo implementando anche Google. Questo fa da sé che ha risolto completamente il problema della registrazione. Ormai gli utenti che usano i social network sono tutti quelli più o meno che utilizzano internet. Quindi la realtà è che potenzialmente chiunque vuole usare il wifi con WiMAN è già registrato in tutti i nostri hotspot, perché non deve effettuare nessuna registrazione. Ha primo accesso da solo alle autorizzazioni con una semplice app per l'utilizzo di dati personali, quindi ci permette di riconoscerlo. Ed è online. Tieni conto che la media per l'accesso a un hotspot in Italia si aggirava intorno ai 7, 8, 10 minuti. Con noi l'utente in 20 secondi è online. Chiaro. Naturalmente la cosa bella è stata vedere tantissimi stranieri in questi mesi connettersi a Wi-Fi liberamente ed è stata anche una soddisfazione da questo punto di vista. Noi siamo partiti col progetto più di un anno e mezzo fa per portare a termine il lavoro. Poi siamo usciti, diciamo, tra virgolette, al pubblico circa 3 mesi fa. Siamo partiti con questa fase test in tutta Italia. Ormai abbiamo più di 150 Women Point, li chiamiamo noi, che partono dal Trentino fino giù nel Salento. E abbiamo fatto in 3 mesi più di 50.000 connessioni e abbiamo più di 10.000 utenti. Insomma, il progetto sta andando bene e insomma, andiamo avanti. La cosa interessante è che il concetto su cui abbiamo puntato tanto è che anche per chi offre wifi ci devono essere dei vantaggi, quindi anche un locale che vuole offrire questo servizio, oltre a risolvere tutti i problemi della sicurezza, della facilità d'utilizzo, è giusto che abbia dei vantaggi. Come ti dicevo, il primo vantaggio per il locale è che la rete prende il nome del locale, quindi ogni locale ha il nome WiMANet con il suo nome. Un'altra cosa molto importante è che ogni qualvolta l'utente si connette e accetta di farlo, condivide la sua connessione online. Quindi sono connesso, fa un post in bacheca sul social network, sono connesso alla rete wifi WiMAN chiocciola Bar Centrale Milano, c'è cioè il logo del locale e il link alla pagina web di Facebook del locale o del social network che ho utilizzato. Fa da sé che qua abbiamo una pubblicità virale perché il post non è sulla pagina del locale, ma sulla pagina dell'utente, quindi lo vedono tutti i suoi amici. Tenendo Certamente. almeno in Italia la media di 300 amici a testa, un locale che fa 100 connessioni al giorno ha migliaia di impression senza dover intervenire e farsi pubblicità. Diciamo, questo è un po' il nostro concetto. Offre un servizio e trae dei vantaggi. Chiarissimo, mi potresti spiegare un po' più in dettaglio qual è la tecnologia che ci sta dietro effettivamente? Sì, noi guarda, semplicissimo. Noi abbiamo preso un router, che poi è questo quello che ti facevo vedere prima, che si trova sul mercato, l'abbiamo acquistato e l'abbiamo riprogrammato con un sistema open source che si chiama OpenWrt. L'abbiamo interfacciato con l'API che metto a disposizione i social network. Quindi abbiamo fatto interagire un sistema open source con dei software che metto a disposizione i social network, abbiamo creato l'infrastruttura. Ok, mi potresti dire qualcosa a proposito dei costi? Sì, come ti dicevo, attualmente siamo in fase test in tutta Italia. Adesso basta richiedere il router attraverso il nostro sito, quindi andando sul sito www.wiman.me, c'è l'apposita casella richiedi router, e chiunque abbia un locale pubblico lo riceve gratuitamente. Quindi il router è gratis fino alla fine della fase test, che finirà il 31-12-2012, e anche il servizio è gratis. Quindi ci siamo detti, per far conoscere il servizio, il nostro investimento è questo. Lo proponiamo gratis, lo facciamo provare. Naturalmente, alla fine della fase test ci saranno dei piccoli costi. Adesso stiamo valutando quanti e quali saranno, e comunque tutti i gestori in Italia crediamo di arrivare almeno a 300 o 400 entro fine anno, e tutti i gestori d'Italia che hanno WiMAN saranno avvisati con una mail, e se vorranno continuare ad avere il servizio basterà il pagamento di questa piccola quota, che guarda Maria ti dirò sarà molto molto bassa, cioè
Sì, nessun costo esagerato. E naturalmente ci saranno dei pacchetti che ogni gestore potrà attivare. Ti faccio un esempio. Quando un utente si connette alla propria rete, entra, fa parte un po' della community del locale, perché si iscrive a Wiman e fa parte quindi degli utenti connessi in quel locale. Ci saranno dei servizi di newsletter, per esempio. Cioè un gestore può contattare attraverso Wiman tutti i suoi utenti. Quindi ci saranno dei pacchettini a pagamento che un gestore potrà attivare e ogni qualvolta li servono. Quindi per ora siamo in fase test in tutta Italia e il servizio è gratis. Quindi successivamente il modello di business sarà quello dell'acquisto del servizio, effettivamente, del pagamento del servizio stesso fornito. Sì, ma soprattutto noi, insomma, il core business sarà molto sulla pubblicità, quindi sulla community, visto che le nostre connessioni sono, diciamo, noi le chiamiamo, cioè sono molto targetizzate, perché sappiamo la gente che è entrata in quel locale che tipo di prodotti vengono venduti, che tipo di pubblicità si può fare. Quindi sì, diciamo, sarà solo una parte il costo del servizio, quanto sarà attivato e in che modo sarà attivato, ma molto sarà sulla pubblicità. Per quanto riguarda le questioni di privacy, ovviamente, come sono state gestite? Allora, per quanto riguarda la privacy, ogni gestore ha a disposizione un pannello di controllo, quindi una dashboard di controllo, dove vede tutto quello che succede all'interno della rete. E ha dei dati interessanti come età, social network di connessione, quante connessioni, quanti nuovi utenti, insomma, un po' tutto quello che succede all'interno della rete. L'unica cosa che non ha sono i dati sensibili, quindi quelli a cui bisogna stare attenti in tema di privacy. E sono il nome e il cognome, come l'indirizzo mail, insomma, tutto quello che l'utente, per farsi riconoscere, ha dovuto accettare in fase di autenticazione. Quei dati li custodiamo noi e in caso di reato, attualmente possiamo fornire alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie. In questo Perfetto. modo il gestore non ha nessun tipo di problema, deve solo tranquillamente offrire il wifi e far navigare i propri utenti. Chiarissimo. Accennavi prima a un po' di user experience, quindi ti volevo chiedere di approfondire un po' qual è l'esperienza dell'utente, sia di chi fornisce il servizio, quindi il proprietario di un locale, sia di coloro che effettivamente usufruiscono del servizio stesso. Sì, e la cosa interessante è questa fase test, insomma, ci ha aiutato a capire un po' le esigenze dei locali e le esigenze anche di chi utilizza il wifi. E il servizio sta piacendo tanto perché, come ti dicevo, il gestore non ha più bisogno, di chiamare tecnici per installare un sistema wifi oppure di avere delle competenze. In pochi secondi, una volta ricevuto il nostro router, riesce a offrire questo servizio e questo sta piacendo tanto. I gestori sono molto contenti, sono soddisfatti e soprattutto perché i feedback positivi li arrivano dagli utenti che fino magari a qualche giorno prima o non avevano a disposizione il servizio perché il gestore è preoccupato soprattutto della sicurezza, non offriva il wifi, oppure erano costretti ogni volta che andavano nel locale a fare queste registrazioni molto complicate. E quindi il gestore è molto soddisfatto. L'utente, è inutile dirtelo, da 10 minuti per accedere a un wifi a 20 secondi, insomma, è super soddisfatto. Infatti gli utenti crescono e anche i commenti sulla nostra pagina Facebook sono sempre positivi e pieni di complimenti. Insomma, è una soddisfazione anche da questo punto di vista. Benissimo, mi potresti dire nel dettaglio magari un po' di numeri, di quanti utenti stiamo parlando e di che tipo di crescita stiamo parlando? Sì, allora come ti dicevo, noi siamo partiti circa 3 mesi e mezzo fa, con l'installazione, diciamo, del primo router. Quindi man mano siamo cresciuti e siamo riusciti a fare in 3 mesi 50.000 connessioni. Vuol dire che gli utenti hanno fatto l'accesso alla rete Wiman ben 50.000 volte e abbiamo fatto connettere 10.000 persone diverse, quindi 10.000 utenti si sono connessi alla rete Wiman. La crescita è importante perché stiamo raddoppiando man mano le connessioni. Cioè, vi faccio un esempio pratico. Luglio siamo riusciti a fare 10.000 connessioni,
agosto abbiamo fatto più di 20.000 connessioni, quindi il servizio sta crescendo e le richieste aumentano anche nei locali, quindi diciamo la crescita esponenziale fino a questo momento. Infatti, un'ultima domanda, quali sono le prospettive sia di implementazioni tecniche, ma sia come obiettivi per i prossimi 6-12 mesi? Sì, allora l'obiettivo principale è ampliare il più possibile la rete, quindi raggiungere più punti in Italia. La cosa interessante è che arrivano anche i primi feedback dall'estero, ci sono arrivate delle richieste dall'estero. In questo momento abbiamo deciso di non uscire fuori dai territori nazionali, ma soprattutto perché in questo momento ci stiamo concentrando molto sulla diffusione in Italia e ci serve, la fase 3 ci serve a capire proprio come procedere. Quindi nei prossimi 6-12 mesi l'obiettivo è crescere il più possibile, quindi come punti in Italia, e magari fare anche dei pilot all'estero, magari restando in Europa. Questa fase test che durerà fino al 31-12-2012, quindi fino a fine anno, il servizio sarà offerto solo in Italia. Stiamo pensando d'anno nuovo anche di fare dei pilot in altri paesi, in Europa, da dove sono arrivate poi le prime richieste. Dal punto di vista dell'implementazione, insomma, offriamo tanti nuovi servizi, stiamo ascoltando molto i locali, quindi le esigenze dei locali. Ti faccio un piccolo esempio, molti ci hanno chiesto, non lo so, la chat all'interno del locale tra gli utenti connessi a WeMan. Insomma, implementeremo soprattutto i servizi richiesti da chi offre WeMan per i propri clienti. Per quanto riguarda le performance della connessione che viene offerta, dipende ovviamente dal servizio che il proprietario stesso del locale sceglie di sottoscrivere, giusto? Per quanto riguarda la velocità, naturalmente dipende dalla DSL che il locale ha sottoscritto come abbonamento. Chiaro. Ormai, insomma, pian piano la DSL, diciamo, almeno una 7 mega è arrivata dappertutto, quindi riusciamo a far navigare tranquillamente tutti gli utenti che sono all'interno del locale. La media di connettività all'interno del locale, anche abbastanza grande, è di 30-40 persone contemporaneamente. Quindi noi riusciamo a soddisfare tranquillamente con il nostro router, questa esigenza. Non abbiamo nessun tipo di problema da questo punto di vista. Perfetto. Benissimo, Massimo, io ti ringrazio veramente tantissimo di essere stato qui con noi stasera. Grazie a te.